Eccoci, pronti all'interno di Trackmania. Siamo l'angolo del gaming. Recensione mappa significa che possiamo sperimentare mappe fatte dagli utenti e poi magari dire la nostra. Andiamo a sperimentare questa mappa. Le ombre non mi stanno piacendo. Non mi sta piacendo. È troppo scura. Il passaggio da... Allora, diciamo subito che questa mappa a me non sta piacendo, non so a voi. Ha grossi problemi legati all'illuminazione. Però la ritengo. Vorrei far notare in alto che c'è scritto qual è la prossima mappa in programma. Si chiama Maniac. L'ho creata con l'editor avanzato. Volevo mostrarvi come funziona, ma si è dimostrato un po' complicato l'editor avanzato. Questa pista proprio non mi sta piacendo. La mappa che ho creato lo stesso non è granché, perché ho trovato una serie di problemi nell'editor che mi hanno fatto ripetere la stessa frase. È una versione completa questa Trackmania? O è ancora una beta spacciata per gioco completo? Dovrebbe essere possibile inserire una valutazione. Mi ha segnato ottavo, ma in realtà non l'ho neanche finita. Avevo già provato una pista di queste create dagli utenti. Mi ricordo che avevo potuto inserire una valutazione. Vabbè, non si può. Vabbè, proviamo la mia. Poi seguirà Dragon Elf di Piepik. La pista è molto breve, ma è piena di difficoltà. Vediamo quanti la finiranno. Io per primo non l'ho finita. Qua si può scegliere da che parte andare all'entrata. Questo è il percorso più breve. Ah, quel salto è difficilissimo. E va a scatto.
Oh, qualcun altro mi ha superato. Allora, vediamo un po' cosa stanno scrivendo. Allora, non so cosa si stanno dicendo, ma non sembra che c'entri con la gara. Per una volta sembra che io stia vincendo. Ah, ecco che si può lasciare. Primo tentativo con il nuovo editor avanzato. Giustamente non è piaciuto a tutti, però era un tentativo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.